Ciao e bentornati su Postura Corretta da me ed Albert. Oggi voglio parlarvi dei dolori dell'area orbitale, dell'occhio, sempre correlati alla cefalea. Vedremo degli esercizi che affronteranno questo tipo di tematica e che potranno aiutarvi a risolvere questi problemi. Sempre più persone, dopo gli ultimi video, mi hanno chiesto degli esercizi o piuttosto dei consigli relativi all'area orbitale o dolore che normalmente si presenta nella zona dell'occhio, del viso e in particolare dopo parecchio tempo di fronte al computer. Quindi di fatto, se possiamo riassumerla con poche parole, a quella stanchezza che si presenta nell'area dell'occhio e qualche piccola dolorabilità dopo diverse ore di fronte a un dispositivo. Sono sempre più le ore che passiamo o trascorriamo di fronte a un dispositivo, che esso sia il computer, il tablet o il cellulare. E per poter eseguire questi gesti, spesso e volentieri teniamo delle posizioni che nel tempo non sono adeguate, o quantomeno non sono adeguate per la nostra fisiologia e per poter star bene. Gli esercizi che vedremo ora si concentreranno sulla parte cranica e alcuni esercizi relativi alla cervicale. Questo perché spesso e volentieri vi accorgerete, o questo è quello che vedo nei miei pazienti e nelle persone che si rivolgono a me, che l'utilizzo dei dispositivi porta a una proiezione anteriore del capo rispetto alla linea centrale e un sovraccarico dell'area cervicali e dell'area dorsale. Certo, poi come sappiamo il corpo è un insieme di funzioni correlate tra di loro dalla testa fino ai piedi, quindi questo tipo di alterazione lo vediamo macroscopicamente nella parte alta del corpo, ma ci sono poi delle conseguenze che arrivano anche distalmente. Ma partiamo dalla parte più vicina e più interessata, quindi la parte della zona dell'occhio. Oggi vedremo degli esercizi che ci permettono di rilassare queste strutture e di andare a alleggerire quelle che sono le componenti meccaniche e neurologiche che possono infastidire la nostra area cranica. Iniziamo con lavorare la zona orbitale. Abbiamo visto già nei video precedenti, se volete andare a consultarli, sull'articolazione temporomandibolare cervicale, il lavoro sugli anelli. Lo facciamo brevemente, andiamo al centro della fronte, lavoriamo lateralmente fino a coprire una circonferenza che non è altro che la nostra circonferenza cranica. Vi consiglio di partire bene dal centro e cercare di fare delle frizioni coi polpastrelli a circa un dito sopra le sopracciglia e di allargare poi il tragitto fino ad arrivare posteriormente. Vi accorgerete che lungo il tratto che percorrete troverete delle densità, dei tessuti che a volte sono un pochettino dolorosi. È normale, cercate di trattarli e di massaggiarli magari con un attimino più di cura. Potete farlo tutte le volte che volete, vi consiglio di farle 5-6 volte. Se vedete che il tessuto risponde molto bene, ovvero si ammorbidisce, potete lavorare anche ulteriormente. Come sapere se stiamo facendo un lavoro fatto bene? Sentirete un alleggerimento del tessuto sottostante e un aumento della temperatura dei tessuti. Scendiamo al secondo anello, che abbiamo già visto sempre nel video rispetto alla temporomandibolare e alla cervicale. Lo possiamo riutilizzare perché le strutture connesse sono analoghe e integrate anche alla parte orbicolare, all'occhio e alla funzione nasale, e lavorare quest'altra circonferenza del cranio fino alla parte posteriore. Fatto questo, con la stessa modalità di quello superiore, quindi lavorando 5-6 volte e aspettare il riscaldamento del tessuto, poi ci proiettiamo subito posteriormente. Perché posteriormente? Uno, perché meccanicamente la posizione della cervicale in avanti porta a comprimere quest'area e quindi a utilizzare la muscolatura suboccipitale in maniera non corretta e quindi a creare e generare tutte quelle tensioni che possono essere causa di o cervicalgia o anche cefalea, come abbiamo visto nel video della cefalea di Arnold. Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo in questa posizione con le dita. Prima cerchiamo di raddrizzare bene il capo, quindi metterlo in linea, e andiamo a massaggiare trasversalmente i tessuti cervicali, portando attenzione in particolare a quell'area, a quella linea nucale dove si inseriscono i muscoli che vi dicevo prima, che si chiamano suboccipitali, i muscoli per intenderci quelli della nuca. Qui possiamo mettere i due pollici, ci aiutiamo con le mani sul cranio e facciamo una trazione verso l'alto, mettendo una pressione con le dita proprio sui muscoli e sulla parte scheletrica, cioè di fatto dobbiamo schiacciare contro il nostro cranio e verso l'alto. La pressione deve essere proporzionata a quella che è la resistenza che troviamo. Ok, quindi se troviamo duro dobbiamo andare gradualmente, se invece troviamo già un po' più di morbidezza, bene, possiamo approfittare e approfondire la cosa.
Qual è la modalità che potete fare per essere ancora più efficaci? Semplice, potete spremere e allo stesso tempo ruotare leggermente la testa a destra e a sinistra, un po' avanti e un po' indietro. Movimenti piccoli, poco ampi, ma che vi faranno capire come questi muscoli lavorano e si attivano o si ammorbidiscono a seconda del movimento che fate. Ok? Stessa cosa, è lo stesso esercizio, ma andiamo a coinvolgere ora la funzione sia degli occhi che della mandibola. Questo perché gli occhi chiaramente sono integrati con la mobilità della cervicale, in particolare quella alta. Perciò nel momento in cui muoveremo gli occhi da un lato o dall'altro o su o giù, ci saranno dei movimenti anche a livello cervicale. Non importa se non li sentite al momento, però vi accorgerete che cambierà la tensione a livello della cervicale. Perciò il lavoro come prima, vado a schiacciare l'area cervicale alta, faccio presa sul cranio e a questo punto faccio dei movimenti con gli occhi, vado a destra, a sinistra, su e giù. Se volete potete fare anche delle rotazioni, sia da un lato che dall'altro. Chiaro è che questi movimenti li fate qualche volta. Con qualche volta cosa intendo? 10 da una parte, 10 dall'altra, 10 su, 10 giù e 10 rotazioni in un senso e 10 in un altro. Mi raccomando, fateli con gradualità, non abbiate fretta e cercate di fare questi esercizi in una posizione che vi possa garantire anche un buon equilibrio. Perché? Perché in quest'area e con gli occhi è integrato anche il sistema vestibolare che può più o meno cambiare la sua efficacia nel mantenere l'equilibrio del nostro corpo. Perciò se li fate in piedi rischiate magari di avere qualche titubanza. Ora, una volta fatto questo alleggerimento della cervicale, andiamo proprio sulla parte orbicolare, quindi questa parte. Abbiamo lavorato gli anelli, ora andiamo sulla parte laterale degli occhi. Qua c'è la fine dell'occhio, la parte laterale, vi mettete qua di lato e cercate di fare delle circonduzioni delicate, non premete molto. Cercate di lavorare il tessuto sempre con la logica di non premere, non schiacciare in maniera eccessiva, ma allo stesso tempo di scaldare via via il tessuto sottostante. Si genererà del calore e quello è il momento giusto per potersi fermare. Sempre nella parte laterale del nostro cranio, vediamo l'esercizio, quello per sollevare la parte esterna del nostro frontale. Con le dita prendete e spingete verso l'alto. La direzione è su e anche un po' lateralmente. Ok, chiaramente qua adesso vedete anche un po' di trazione cutanea, ma non dovete trazionare la cute, dovete posizionarvi bene sulla parte esterna e portare verso l'alto. Potete farlo anche solo da un lato, quindi metto una mano verso il basso, sullo zigomo e sull'orbita e poi vado sul frontale e traziono in questa direzione, come se volessi scoperchiare qualcosa. Lo fate sia da una parte e poi l'ho fatto anche dall'altra. Il gioco è delicato. Una mano sta ferma, che è quella sullo zigomo, e quella laterale prende e traziona verso l'alto. È delicatissimo, non è forte. È un movimento proprio minimo e potete usare questo tipo di gioco. Vi accorgerete che subito sentirete alleggerirsi tutta la testa e anche la parte posteriore del cranio. Con la stessa logica andiamo nella parte mediale del nostro frontale, delle ossa nasali, e andiamo ad aprire questo spazio. Appoggiamo le nostre dita sopra, come se volessimo agganciarci, sotto, stessa cosa, e l'intenzione è quella di, ve lo faccio vedere di lato, aprire. Ok? Potete fare una trazione che dura 5-6 secondi, vi accorgerete subito delle sensazioni che si irradiano al cranio, alla cervicale, sensazioni di leggerezza agli occhi, e poi lasciate. Fate questa sorta di pompaggio, di stretching, una decina di volte, in modo da alleggerire l'area centrale. Ora passiamo alla parte sempre connettivale della parte centrale. Prendete le dita, vi mettete qui, schiacciate delicatamente e lavorate su e giù e anche facendo delle piccole circonduzioni. Quante volte? Qua potete scegliere la tempistica, io vi consiglio almeno un minutino o due. La regola è cercare, aspettate sempre che ci sia un rilascio di calore e una sensazione di leggerezza, di morbidezza sotto le vostre mani.
Può essere che qualcuno abbia anche un pochettino di dolore, non si preoccupi. Questo tipo di attività la potete perpetuare anche sulla parte dell'orbita. Quindi prendo Albert, così potete vedere meglio, lavorare tutta questa parte qui. Quindi la parte sotto le sopracciglia, e che è la parte dura che fa, passiamoci il termine, il buco dell'occhio. Ok, quindi proprio la cavità orbitale. Arrivate fino alla parte esterna. Lavorate bene, potete usare i pollici, potete usare le dita che volete, uno o due dita, io sono comodo col dito medio, arrivo anche qua lateralmente. La stessa cosa la facciamo sul margine inferiore, fate molto piano la parte interna e cercate di scendere e risalire sempre un pochettino e poi lavorare la parte bassa dell'orbita. E poi risalite sempre e chiudete sempre con una risalita delle dita verso l'alto. Ora, un'altra parte che è utile trattare è l'area zigomatica. Appoggiate i vostri pollici sotto queste ossa che sono gli zigomi e agganciatevi. Cercate ora di liberare tutta la muscolatura che c'è qua sotto, cercando di fare delle frizioni che aiutino il connettivo a scaldarsi, a rilasciarsi e quindi ammorbidirsi. In più date attenzione alla parte interna, come se voleste lavorare sulla parte laterale del naso fino ad arrivare a due grosse bozze che sono qua, che corrispondono alle bozze canine, che corrispondono ai denti, ok? La parte laterale del naso. Ok, e arrivate fino alla parte alta. Ora abbiamo visto una routine che riguarda la parte strettamente orbitale. Vi ricordo sempre che gli occhi, l'articolazione temporomandibolare, i centri vestibolari e le funzioni cervicali sono integrate tra di loro. Ed è per questo che oggi abbiamo toccato un po' tutti questi, tutta l'area cranica, per alleggerire queste parti. Abbiamo già visto anche altri video che vi ho accennato prima rispetto alla cervicale, alla temporomandibolare, alla nevralgia di Arnold, ovvero quella nevralgia che da dietro, nella parte cervicale, arriva fino alla parte anteriore dell'orbita. Abbiamo già visto in questi video degli esercizi da poter utilizzare. Chiaro è che vi consiglio di guardare anche quei video. Perché? Perché l'integrazione a livello cranico, a livello cervicale, posturale è enorme. Vi ricordo sempre che qualsiasi tipo di attività, qualsiasi tipo di problema, è giusto parlarne col professionista della salute che vi segue, che conoscete, o con lo specialista, e chiaramente condividere con lui questo tipo di operato. Se conoscete qualcuno che ha questo tipo di fastidi o che, utilizzando tanto il computer, si trova spesso con difficoltà e tensioni al volto, piuttosto che problemi cervicali, potete fargli vedere questi video e, perché no, condividere con noi quelle che sono le vostre sensazioni e, anzi, i vostri commenti, i vostri consigli, e fateci sapere cosa più vi è piaciuto. Ovviamente per oggi abbiamo visto tutto, io e Albert siamo felici di aver condiviso con voi questo tipo di informazioni. Cliccate un mi piace e mettete la campanella per ricevere altre informazioni analoghe a queste. Vi aspettiamo al prossimo video. Ciao da Marco e Albert e dal team di Postura Corretta.